A Vidulis di Dignano l'ultimo commosso saluto a Nadia Orlando, la 21enne uccisa dal fidanzato. Nel frattempo continuano le indagini per chiarire i dettagli dell'omicidio. Come in un videogioco si erano divertiti a sparare sulla folla con armi ad aria compressa durante la sagra di Prata, fermati tre sedicenni che hanno ferito un bambino di 10 anni. La denuncia del sindacato autonomo di polizia, a Gorizia il 90% dei migranti è già stato respinto in altri paesi. Nel frattempo l'Austria annuncia controlli ai confini. Luglio da record per l'aeroporto di Ronchi, che registra un incremento di passeggeri e movimenti, e ora la regione cerca nuovi partner per continuare a crescere. Da venerdì 11 agosto il capolavoro di Caravaggio Maddalena in pianto sarà visitabile a Illeggio, alla 13ª mostra internazionale Amanti, passioni umane e divine. Buonasera a tutti e bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Come avete sentito dai titoli, apriamo subito con il funerale, il commosso saluto che Vidulis e l'intera Dignano hanno voluto tributare a Nadia Orlando, la 21enne uccisa dal fidanzato nella notte di lunedì 31 luglio. Davvero tantissime le persone che hanno affollato fin da prima dell'inizio della funzione l'area dei festeggiamenti di Vidulis. Ha seguito per noi la cerimonia che è tuttora in corso Alessandro Di Giusto. Alessandro, a te. Buonasera Silvia, sì, è tuttora in corso la cerimonia funebre, è iniziata regolarmente alle 18, l'area festeggiamenti di Vidulis dove Nadia ha trascorso dei momenti felici, si è riempita questa volta quasi sembra di tutto il paese e anche di persone provenienti da molti paesi limitrofi per salutarla, e c'è davvero un clima di fortissima commozione ma incredibilmente raccolto, tanto che davvero non si sentiva volare una foglia durante le parole pronunciate da Monsignor Marco Del Fabbro, che proprio all'inizio nel leggere il messaggio dell'arcivescovo ha poi detto che Nadia ha lasciato troppo presto la comunità come una fiamma spenta da un colpo di vento, e la comunità tutta davvero si è stretta attorno ai familiari di Nadia, ai ragazzi, le autorità, anche il sindaco è apparso visibilmente commosso nel ricordare Nadia, così come una sua amica che nel salutarla ha ricordato il suo impegno con i ragazzi, con i campeggi, i momenti lieti trascorsi assieme proprio nel luogo in cui adesso la sta salutando per l'ultima volta, ed è stato davvero un momento molto, molto toccante. Ecco Alessandro, poi terminata la cerimonia il corteo si sposterà al cimitero della Pieve proprio per accompagnare fino all'ultimo momento Nadia. Sì, certo, sono tuttora in corso i saluti di commiato a Nadia da parte di molti esponenti della comunità, che davvero, come in fondo ha sottolineato il sindaco di Dignano, ha ritrovato il senso di comunità e Nadia ha trovato un esempio da seguire per dedizione, per passione nel fare le cose, e ha ringraziato sostanzialmente Nadia per aver lasciato una traccia profonda, chiedendo alla comunità di ricambiare stringendosi attorno alla famiglia. Sono tuttora in corso i saluti da parte di vari esponenti della comunità di Dignano e probabilmente la cerimonia si protrarrà ancora per parecchi minuti. Grazie allora ad Alessandro. Dicevamo che c'è stato anche un messaggio dell'arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato dedicato ai genitori di Nadia, ai suoi amici e ai suoi parenti, oltre ovviamente a ricordare con una preghiera la ragazza. Mazzocato ha avuto parole anche per il suo assassino, una preghiera dolorosa e sincera non può non arrivare anche a colui che con la coscienza annebbiata si è fatto collaboratore del maligno. Il Signore gli doni la forza del pentimento e il coraggio di impegnare la vita per una riparazione almeno parziale del grave male che ha fatto. Preghiamo infine per tutti noi, per la comunità di Vidulis, per il nostro Friuli. Queste le parole appunto inviate dall'arcivescovo nel corso della cerimonia.
E come avevamo annunciato proprio con il collegamento con Alessandro Di Giusto, naturalmente non poteva mancare anche un ricordo del sindaco di Dignano che, lo ricordiamo, oggi ha proclamato lutto cittadino. Sentiamo. Le chiederei subito qual è lo stato d'animo delle persone, qual è il clima che si respira a Dignano oggi che c'è l'ultimo saluto a Nadia. Beh, oggi è grande dolore tutto il comune di Dignano. L'animo è triste, però siamo tutti, come vedete, tanta partecipazione, siamo tutti vicini alla famiglia. Un gesto di umanità che tutta la comunità ha risposto in maniera esemplare. Si sono stretti tutti alla famiglia per proteggerla, per accompagnarli in questo momento che non è per niente facile. Come dire, i friulani si sono ricordati di essere comunità, no? Grazie a Nadia probabilmente. Beh, questo è un paese che è sempre stato molto unito, è una famiglia più che un paese, e Nadia era un anello fondamentale di questa unione. Adesso i ragazzi devono seguire il suo esempio e cementare questa amicizia che fra tutte le persone del paese. E mentre la sua vidulis piange Nadia, continuano anche le indagini. Potrebbe essere un cuscino l'arma del delitto con la quale è stata uccisa Nadia. L'autopsia eseguita sul suo corpo ha infatti fornito nuovi indizi agli investigatori, indicando come asfissia da soffocamento la causa della morte. Il cuscino era stato trovato nella Toyota Yaris di Francesco Mazzega, il 36enne che il 1 agosto si è costituito alla polizia stradale di Palmanova dopo aver vagato tutta la notte con il cadavere della fidanzata al suo fianco. L'oggetto è tra quelli trovati fin dalla prima perquisizione dell'auto e posti sotto sequestro, e ora, alla luce di quanto emerso, sarà analizzato con particolare attenzione. Faremo di tutto per accertare cosa è accaduto, al di là delle dichiarazioni dell'indagato, aveva riferito ieri il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo, lasciando intendere che le indagini per ricostruire l'omicidio di Nadia non avrebbero trascurato alcuna pista. Ieri intanto la polizia ha sequestrato anche i due computer utilizzati dalla coppia all'interno della Lima di San Daniele, dove entrambi lavoravano. Nelle prossime ore i medici del reparto di psichiatria dovrebbero valutare anche le condizioni di Mazzega per stabilire se sia possibile dare esecuzione alla custodia cautelare in carcere che era già stata disposta dal GIP Andrea Odoardo Gomez. E voltiamo pagina. Come in un videogioco si erano divertiti a sparare con armi ad aria compressa sui passanti durante la sagra di Prata, colpendo un bambino di 10 anni. Tre sedicenni sono stati fermati. Hanno puntato le loro armi sulla folla nel corso di una sagra paesana a Prata di Pordenone e hanno fatto fuoco colpendo un bambino di 10 anni a un occhio. Fortunatamente le pistole utilizzate erano armi per soft air, pistole ad aria compressa che sparano pallini di plastica, ma che non sono risultate inoffensive, visto che il ragazzino ha riportato abrasioni al viso. I responsabili, tre studenti di 16 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Sacile dopo l'esposto della nonna del piccolo, una 63enne di Oderzo. I fatti risalgono alla sera del 16 luglio scorso. I colpi sono subito sembrati provenire da alcune palazzine vicine all'area festeggiamenti e l'attività investigativa dei militari si è subito concentrata nella zona. È così emerso che i tre adolescenti, come fossero in un videogioco, si sono divertiti a sparare dalla finestra di casa di uno di loro, cercando di colpire quanti più passanti possibile con due fucili e due pistole ad aria compressa. I tre sono stati ascoltati dai carabinieri e alla presenza dei genitori, davanti ai quali hanno subito ammesso le proprie responsabilità, consegnando anche la pistola da cui è stato esploso il colpo che ha colpito il bambino. Mentre le armi sono state poste sotto sequestro, i tre ragazzi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minori di Trieste. La denuncia querela è stata però ritirata, grazie al pentimento del terzetto, la confessione immediata e le scuse alla vittima.
Spettacolare incidente questa mattina poco dopo le 11:30 tra due auto che si sono scontrate frontalmente all'interno della Galleria Forte lungo la statale 13 Ponte Bana in comune di Malborghetto Valbruna. Coinvolte una BMW con a bordo due uomini che non hanno riportato ferite gravi e una Fiat Tipo condotta da una signora che ha subito le conseguenze più pesanti. Sul posto ambulanze del soccorso atterrato su un prato nelle vicinanze che ha trasportato la guidatrice in ospedale in condizioni serie. Sono intervenute anche i vigili del fuoco che si sono fatti carico di rimettere la zona in sicurezza, la polizia stradale e i carabinieri di Tarvisio per i rilievi e la gestione del traffico che ha subito importanti ripercussioni visto che la galleria è stata chiusa per più di un'ora per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. E sarà sepolto nel cimitero di Tramonti di Sopra il 41enne belga ucciso domenica scorsa da un albero cadutogli addosso durante un temporale mentre stava montando una tenda per il raduno europeo delle Rainbow Family. D'accordo con i parenti si è deciso di lasciare che le sue spoglie restino nella valle che ha accolto le famiglie arcobaleno per un mese. Intanto ieri il raduno ha festeggiato la nascita a distanza di poche ore l'uno dall'altra di due bambini, figli di partecipanti all'evento, i neonati e le mamme stanno bene, non hanno avuto bisogno di cure mediche e hanno deciso di rimanere a Tramonti. Due eventi speciali che i partecipanti hanno letto come un segno del destino dopo la tragedia di domenica. I partecipanti hanno ringraziato tutte le persone, dai vigili del fuoco al soccorso alpino, passando per protezione civile, 118 e volontari, che hanno prestato aiuto durante il temporale, ospitando anche una trentina di famiglie in una struttura comunale. Un grazie particolare anche al sindaco Giacomo Urban e ai suoi concittadini. E apriamo la pagina meteo perché tra domani e venerdì un fronte umido e instabile passerà sulla nostra regione portando con sé piogge e temporali con vento forte. Per questo la protezione civile ha diramato un'allerta meteo di livello giallo tra le 18 di domani e le 6 di venerdì mattina. Domani su tutte le zone saranno possibili infatti temporali, più frequenti e con piogge da abbondanti sull'alta pianura e sulla zona montana, specie dal pomeriggio, possibili anche temporali forti. Venerdì invece nella notte e fino alla mattinata saranno ancora probabili diffusi temporali anche forti, dal pomeriggio invece dovrebbe esserci un miglioramento anche se non sono esclusi ulteriori temporali. Una serie di piccoli e medi terremoti ha colpito tra ieri e oggi la zona di Fiume in Croazia, creando un po' di ansia tra i molti turisti e la popolazione locale. Secondo l'Istituto Sismografico Croato, nelle ultime 24 ore sono state 6 le scosse avvertite dalla popolazione. Il primo terremoto si è verificato ieri mattina verso le 11:30 di magnitudo 3.4 sulla scala Richter. La scossa più forte, 3.7 gradi, è stata invece registrata ieri sera alle 22:40. L'epicentro si trova nel Quarnaro, tra l'isola di Kerk e la costa, nelle vicinanze della località turistica di Jadranovo. Nessuna delle scosse ha causato danni o feriti. Molte persone però prese dall'ansia e dalla paura hanno comunque deciso di passare la scorsa notte all'aperto o di dormire nelle automobili, scosse che sono state avvertite anche a Trieste. E adesso invece ci spostiamo a Gorizia perché il 90% dei migranti che chiede accoglienza in città proviene da altri paesi europei che in molti casi hanno respinto l'istanza di protezione internazionale. A sollevare il problema è il sindacato autonomo di polizia. Il sindacato autonomo di polizia di Gorizia scende in campo contro il sistema d'accoglienza degli immigrati. Nel capoluogo isontino, spiega il segretario provinciale SAP Angelo Obit, ci sono circa 300 pratiche di formalizzazione ancora da smaltire e il numero di immigrati che arriva in città è in continuo aumento. Per portare a termine le pratiche di un immigrato servono dai 30 ai 40 minuti. Dal 2015, tra l'altro, si attende il promesso potenziamento dell'organico dell'ufficio immigrazione, cosa che non è avvenuta, perché il numero d'addetti rimane sempre lo stesso da allora.
Tant'è che oggi il CARA di Gradisca di Sonzo, la cui capienza è di 500 persone, sta raggiungendo le 600 presenze. L'unica soluzione è quella di non accettare nuove istanze di protezione internazionale da parte di immigrati, afferma Obit, che l'hanno già formalizzata in altri paesi europei e in molti casi anche respinta. Questo comporterebbe il 90% di arrivi in meno, visto che è proprio questa la percentuale di immigrati che arrivano da altri paesi europei. Fra questi, il 66% proviene da paesi come Germania e Austria. In Italia ripresentano la domanda, se gli viene respinta, possono presentare gratuitamente ricorso contro il rigetto della Commissione italiana all'autorità giudiziaria. E sul tema dei migranti, l'Austria torna ad alzare nuovamente le barriere. Oggi infatti il ministro degli interni, Sobotka, ha annunciato un'operazione contro l'immigrazione clandestina alle frontiere con l'Italia, la Slovacchia, l'Ungheria e la Slovenia. I controlli saranno svolti da forze armate e sono legati al fatto che in questi giorni sono stati segnalati arrivi di grandi gruppi di migranti illegali che starebbero cercando strade alternative rispetto ai percorsi utilizzati finora per entrare in Austria. E ci spostiamo ora a Udine, dove attese da 3 anni sono state avviate le procedure per la gara d'acquisto del vestiario della polizia locale che dal 1° gennaio è confluita nell'UTI del Friuli Centrale. Un problema che si trascina da 3 anni, l'acquisto del vestiario della Polizia Locale di Udine, che dal 1° gennaio del 2017 è confluita nell'UTI Friuli Centrale, troverà soluzione a breve. Le procedure per la gara d'acquisto sono partite il 1° agosto e riguarderanno un appalto triennale. Lo comunica il comandante della Polizia Locale dell'UTI Friuli Centrale, Fanny Ercolanoni, specificando in risposta alle accuse di carenze gestionali e organizzative alla base dello sciopero generale della Polizia Locale previsto per il 17 settembre, che l'ente non è direttamente responsabile dell'iter d'approvazione dei bilanci che permettono l'indizione di gare d'appalto, né competente sui concorsi di assunzione. Ercolanoni si è insediata a metà giugno del 2017. L'approvazione del bilancio di previsione è avvenuta il 26 luglio successivo. Nel frattempo il comando ha monitorato le necessità del personale. Il 1° agosto è stata in grado di indire sul MEPA la gara d'appalto delle divise. Il comandante della Polizia Locale informa inoltre di aver proposto alcune soluzioni per il ritardo nella consegna delle schede di valutazione relative al 2016 e di aver informato a tal proposito lo stesso personale. Pertanto invita chiunque intervenga sulla vicenda a prendere visione di quanto affermato e sulla base di fatti dimostrati e dimostrabili a rettificare le dichiarazioni in merito alle gravi carenze gestionali e organizzative del comando. E stigmatizza anche l'uso della parola imboscati da chi ha chiesto la partecipazione di tutti gli agenti alle turnazioni. Tutto è certamente migliorabile, conclude, non si nega che ci siano problemi, ma altro è dare degli imboscati senza sapere quale mole di lavoro svolgono gli operatori assegnati ai servizi interni. Il comando invita quindi a correggere il tiro, non essendo l'ente preposto ai procedimenti amministrativi di cui si lamentavano le carenze. Rimaniamo a Udine perché partiranno a breve i lavori di riasfaltatura di una parte importante del ring cittadino. È cominciato il grande piano di asfaltatura del ring di Udine. È stato approvato il progetto esecutivo in giunta comunale per 400.000 euro di spesa iniziale, a partire dalla sezione nord-occidentale della circonvallazione interna della città. Si tratterà infatti della zona che va da via Caccia fino a via Tullio, per quasi metà dell'intera superficie asfaltata del ring. L'intervento necessario, viste le condizioni in cui versano le strade cittadine, ad alto traffico e dall'asfalto ormai logoro, è stato reso possibile dai finanziamenti regionali alle UTI, che Udine ha investito sulle strade più esterne della città, arterie che collegano il centro alle periferie dei comuni limitrofi. In particolare, gli imponenti lavori di asfaltatura daranno un nuovo volto a via Caccia, via Bassi, via Marco Volpe, via Marangoni, piazzale Cella e via Tullio, oltre ai percorsi ciclopedonali di piazzale Paolo Diacono. Mentre questi lavori dovrebbero partire a breve, gli uffici comunali sono all'opera per la gara dell'altro lotto di interventi, che interesserà nei prossimi mesi la restante metà dell'anello stradale. In particolare i lavori questa volta toccheranno via Cividale, fino all'incrocio con via Fruc, via Le Trieste e via Le 23 Marzo, dove però bisognerà attendere la fine del cantiere per la costruzione della doppia rotatoria. Nella stessa operazione verrà anche sistemata la pavimentazione in porfido di via Poscolle, già da tempo nel mirino di automobilisti e pedoni,
e verrà realizzata una pista ciclabile tra Udine e Feletto Umberto, recuperando la strada bianca che parte da Via Friuli. L'intero piano di asfaltatura, del costo complessivo di 1,5 milioni di euro, era stato approvato all'inizio di maggio, dopo l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, e dovrebbe concludersi entro la fine del 2017. È stato un mese di luglio da record per l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, che in generale chiude un 2017 in crescita per numero di passeggeri e movimenti. In questo momento quindi si può guardare con più fiducia al futuro e cercare anche un partner. L'aeroporto è stato risanato, ha un piano industriale che è stato approvato, che si sta portando avanti e che tra l'altro sta dando dei risultati oltre le aspettative, sia in termini appunto di risultati sia in termini proprio di tempistica con i quali li stiamo raggiungendo. Un aumento straordinario del traffico per quanto riguarda i primi 7 mesi del 2017, l'aumento delle destinazioni, una trattativa importante con un terzo hub che è quello di Francoforte, insomma stiamo crescendo. L'azienda si può dire risanata, l'azienda fa profitto oltre le aspettative, notevolmente oltre le aspettative anche dello stesso piano industriale vecchio di circa un anno e mezzo fa, ha bisogno di un'alleanza strategica, il che significa non una privatizzazione dell'aeroporto, ma davvero la ricerca di un partner industriale, non finanziario. Perché non abbiamo bisogno di fondi o non abbiamo bisogno di finanza, non abbiamo bisogno di banche, non abbiamo bisogno di soldi, noi abbiamo bisogno di una gestione forte che ci permetta di crescere. Ma questo luglio, che è un luglio straordinario, questi passeggeri anno su anno più 25%, ci sembra un risultato molto soddisfacente, questo è il risultato più importante. Dobbiamo assolutamente aumentare i collegamenti significa competitività per il territorio, turismo, industria, commercio, tutti ne beneficiano, quindi questo è il nostro obiettivo primario. Cerco sempre di stare coi piedi per terra, gli indicatori dicono che abbiamo dei buoni indicatori economici, probabilmente dei migliori della categoria, sì, questo sì, quindi indice di redditività per passeggero, indici qualitativi anche in termini di puntualità, siamo tra i migliori della nostra categoria, senz'altro. La Direzione Centrale Salute della Regione sta approfondendo assieme all'Ufficio Scolastico Regionale i diversi aspetti e dettagli connessi alle recenti disposizioni nazionali in materia di prevenzione vaccinale e al massimo entro la fine del mese corrente renderà note le indicazioni operative. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca, che continua: siamo perfettamente consapevoli che dobbiamo intervenire al più presto per indirizzare i genitori che da settembre inizieranno a mandare i bambini all'asilo nido e negli istituti scolastici, attestando l'avvenuto adempimento degli obblighi vaccinali. Gli schemi su come procedere per il prossimo anno scolastico e quelli successivi sono ormai in fase di avanzata definizione, assicura Telesca, annunciando peraltro che, vista l'importanza della materia, le indicazioni operative saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa e comunicate anche attraverso tutti i canali informativi, compresi i social network. E apriamo la pagina della cultura, perché Caravaggio torna a Il Leggio. Da venerdì 11 agosto il capolavoro Maddalena in pianto si aggiungerà alle opere già in esposizione nella 13ª mostra internazionale Amanti, passioni umane e divine. Dopo i capolavori Riposo durante la fuga in Egitto e Giuditta e Oloferne, esposti rispettivamente nel 2009 e nel 2015, a Il Leggio è nuovamente la volta di Caravaggio. Maddalena in pianto è un capolavoro inaspettato e fortemente voluto e venerdì 11 agosto farà capolino nelle stanze della 13ª mostra internazionale d'arte Amanti, passioni umane e divine. Gli organizzatori e il curatore della mostra, Don Alessio Geretti, sono riusciti a portare l'opera di Michelangelo Merisi nel cuore della Carnia, dove le mostre organizzate dal Comitato di San Floriano, dal 2004 a oggi, hanno attirato più di 300.000 visitatori. L'opera, dipinta da Caravaggio a olio su tela, fa parte di una collezione privata e andrà ad arricchire e accompagnare le 41 grandi opere di questa 13ª edizione della mostra. La Maddalena in pianto, fino ad oggi esposto soltanto 5 volte, è un lavoro strettamente correlato ad un'altra opera mozzafiato del maestro lombardo, La morte della Vergine, esposto al Louvre. L'ipotesi condivisa dai critici è infatti che questa Maddalena in pianto sia uno studio preliminare per il personaggio della citata pala esposta a Parigi.
E sempre per la cultura, con la sua consueta verve, Vittorio Sgarbi ha lanciato un duro attacco nei confronti dell'amministrazione di Piazza per non aver adeguatamente pubblicizzato la sua mostra. Sentiamo. Ma è possibile che Trieste sia un luogo così disperato in cui le cose di buonsenso non si fanno? Città bellissima, città struggente, amministrata da gente che non ha sentimento, non ha passione, non ha cuore. E allora aver mandato lì le opere che io ho tanto amato, raccolte con mia madre, è stata una prova d'amore, forse sbagliata. Avrei fatto meglio a non farlo, perché se uno deve fare qualcosa per qualcuno, perché questi non siano in grado di capire quello che tu gli dai, è meglio non farlo. Quindi sono pentito di aver fatto qualcosa per Trieste. Non farò mai più nulla per Trieste. Sono costretto a fare pubblicità io a qualcosa che era compito dell'amministrazione della città. Mi sono sbagliato, non dovevo fidarmi. Ho fatto un gesto di considerazione per la città, ma oggi gli uomini che la governano non hanno, come dire, la forza, la capacità, la passione. Se è vero che un caffè formidabile viene smantellato, se è vero che il Salone degli Incanti è disertato, io mi vergogno di essere andato a Trieste, mi pento, però fate ancora in tempo a pentirvi voi della distrazione vostra e dell'amministrazione e andare a vedere le stanze segrete di Vittorio Sgarbi. Non vi pentirete. Non è tardata ad arrivare la replica dell'amministrazione comunale di Trieste con l'assessore alla cultura Giorgio Rossi, che ha detto: quando Sgarbi propone una mostra, chi più di Sgarbi si può pubblicizzare? Se i risultati sono stati scarsi, invece di sparare, il primo a doversi interrogare è l'amico Vittorio, che non è stato in grado di pubblicizzare se stesso. Speravamo molto in lui, continua Rossi. Tutte le mostre organizzate nell'ultimo anno a Trieste non hanno avuto i risultati sperati. Questa è la prima organizzata dalla nostra amministrazione e ha avuto comunque una media di oltre 2.000 visitatori al mese, più di quelle, continua Rossi, precedenti e spendendo molto meno. La pubblicità non si inventa, ma si costruisce nel tempo. Quando siamo arrivati abbiamo trovato una comunicazione culturale e turistica pari a zero. Ora abbiamo cominciato a investire, conclude l'assessore Rossi, ma servono tempo e proiezione verso i paesi vicini. E a questo punto è il momento di andare a scoprire assieme la vignetta di Fernando Venturini. Manamana. 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 Manca davvero pochissimo al calcio d'inizio dell'ultima amichevole precampionato dell'Udinese, che si trova in Spagna a Vigo per affrontare il Celta. Abbiamo in collegamento telefonico Monica Tosolini per le ultime prima del fischio d'inizio. Buonasera Monica. Buonasera Silvia. Sì, sta per iniziare la partita e Del Neri deve rinunciare a Perizza, che si era infortunato, ha lasciato a casa anche l'ultimo acquisto, l'attaccante Baic, e in formazione schiera a sorpresa al centro della difesa, al posto di Angella, l'olandese Nuitink. Oltre a lui la novità è l'utilizzo di Alfredson in mediana con Balic, quindi Fofana parte dalla panchina, mentre la coppia d'attacco è ancora composta da Lasagna e Terò. Ci si attende, insomma, un riscatto dal francese, visto che nel precampionato, tra assenze e prestazioni poco convincenti, non ha iniziato bene questa stagione. Nel Celta Vigo gioca titolare una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Fiorentina e Genoa Facundo Roncaglia, mentre l'attaccante John Guidetti, che era stato seguito dall'Udinese la scorsa estate e anche fino a poco tempo fa, parte dalla panchina. Le squadre stanno entrando adesso in campo, quindi si sta per dare via all'ultima amichevole prima dell'inizio effettivo stagionale per l'Udinese, con la gara di Coppa Italia di sabato contro Frosinone al Friuli. Grazie mille Monica, questa era per noi l'ultima notizia del telegiornale, grazie come sempre per averci seguito, vi ricordo che l'informazione tornerà come sempre puntualissima domani alle 19. Buona serata.